Buongiorno a tutti, consueto appuntamento del mercoledì con le designazioni questa volta per il nono turno di campionato di Serie A e di Serie B. Ci siamo lasciati alle spalle, mi auguro che ci siamo lasciati alle spalle le polemiche del fine settimana, soprattutto su Juventus-Roma di domenica sera. C'è ancora qualcuno che ne vuole parlare? Io francamente mi sono abbastanza stufato e direi che possiamo girare pagina, anche perché ci aspetta una domenica con due big match che sono Roma-Napoli e Inter-Juventus. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like non costa nulla per me, è molto importante. Iniziamo come sempre dalla Serie B. Alessandria Crotone-Santoro. Partita di seconda fascia, evidentemente anche per Santoro vale il discorso che abbiamo fatto già la settimana scorsa per i secondi anni, fatica a prendere un buon ritmo che lo possa portare a essere preso in considerazione per la Serie A. È necessario che ci sia un cambio di passo, non soltanto di Santoro, ma di tutti i secondi anni, perché l'unico che fino adesso ha visto la Serie A è stato Marchetti. Benevento Cosenza-Gersini, una partita già è una seconda fascia questa. Però sul campo del Benevento, che come sappiamo è una delle favorite per questo campionato per tanti motivi, per il fatto che è appena retrocesso, per il fatto che probabilmente ha uno dei roster migliori insieme a Parma e Monza. Lecce Perugia Giua, dopo una buonissima prestazione a Como, perché l'avevo visto in Como Ascoli, la presenza in Serie A di 2 settimane fa è stata molto molto negativa. E torna in Serie B e torna in partita, una partita tutto sommato non male, ma certamente non una prima fascia. Per Giua il problema è sempre il solito: deve trovare una certa continuità e deve offrire delle prestazioni migliori, soprattutto in Serie A. La partita che ha diretto 2 settimane fa è stata veramente piena di tanti piccoli errori tecnici e disciplinari che lo hanno portato a non essere riproposto in Serie A, ma a tornare in Serie B. Monza Cittadella è una delle partite più importanti della giornata, per quanto sia Monza che Cittadella siano molto attardate rispetto a quello che ci potesse aspettare. Viene scelto Manganiello, che è una discesa in Serie B, tra virgolette, ma che fa parte della normale tornazione. Ternana Vicenza, Volpi. Per Volpi vale lo stesso discorso di Giua. La partita non è un granché, è una seconda fascia. Di Vicenza è penultimo, il Ternana si trova a metà classifica. E per Volpi vale lo stesso discorso di Giua. L'ultima presenza in Serie A, se non ricordo male, a Cagliari è stata negativa, oggettivamente. E lo stesso Rocchi ci ha riprovato dopo la prima giornata a Verona. E però le risultanze non sono state un granché, tanto è vero che viene riproposto in Serie B una partita che oggettivamente ci si poteva aspettare anche per un primo anno. Frosinone Ascoli Maggioni, questa è già una partita diversa perché Maggioni ha offerto una buonissima prestazione in Serie A, sta salendo molto nella considerazione di Rocchi perché sta lavorando bene. Frosinone è indietro in classifica rispetto alle sue aspettative, l'Ascoli invece è più avanti rispetto alle sue aspettative, alle aspettative dell'inizio di inizio stagione. E perciò è una partita di prima fascia, un altro esame per Maggioni per consolidare questa ascesa rispetto alla stagione scorsa, anzi alle stagioni scorse. Brescia-Cremonese è il big match di giornata. Il Brescia è quarto in classifica, il Cremonese a sorpresa è seconda, viene scelto un arbitro di assoluta affidabilità come Aureliano. Non dimentichiamo che Brescia-Cremonese, oltre a essere un big match, è anche un derby, piuttosto sentito tra l'altro, e perciò era necessaria la designazione di un arbitro, magari non internazionale come non è Aureliano, ma che viene più o meno equiparato a taluni internazionali che sono spesso impegnati nella categoria superiore per partite di prima fascia, cioè con medio-piccole contro le grandi in trasferta. Pisa-Pordenone Tremolada, ecco, questo nome a molti dirà poco, perché è un arbitro di Serie C. Continua questa innovazione, viene utilizzata di nuovo dopo la settimana scorsa, dopo la prestazione della Ferrieri Caputi a Cittadella. Ferrieri Caputi che ha dimostrato di avere buone qualità, ma che deve molto migliorare, non è pronta per la Serie B. Troppi falli fischiati, troppe sanzioni disciplinari, insomma, soprattutto lunedì l'ho vista, perché domenica ho cercato di darlo d'occhio, ma Juventus Roma era troppo impegnativa per potersi distrarre. E,
Tremolada di Monza è sicuramente uno degli arbitri che già all'inizio della stagione erano indicati tra coloro che si sarebbero giocati il passaggio alla Canna AB e perciò non sorprende più di tanto. Tra l'altro, particolare da sottolineare, Tremolada ha già sostituito un arbitro in, non in Serie A, ma in Coppa Italia, vi ricorderete a Torino l'infortunio di Airoldi che venne sostituito proprio da Tremolada nella partita di Coppa Italia. Ultima gara a Spalcomo, una gara di seconda fascia, in questo momento perlomeno, viene scelto a Battista, che anche lui fa un po' fatica a trovare spazio nella massima categoria. Passiamo alla Serie A. Torino-Genoa, Giacomelli, partita storicamente importante, storicamente molto combattuta tra due squadre che hanno grande blasone e che soprattutto hanno bisogno di punti. Viene scelto un arbitro di garanzia, Giacomelli che si sta riprendendo dopo un inizio di stagione non eccezionale, probabilmente ha avuto possiamo dire, conseguenza dal periodo di sospensione estivo dovuto alla questione dei rimborsi, da cui fortunatamente è uscito piuttosto bene. Un po' la differenza con Massa è che Giacomelli sembra aver reagito piuttosto male a questo periodo di sospensione cautelativa a questo punto, mentre invece Massa, ci arriviamo dopo, su Massa ci arriviamo dopo. Sampdoria Spezia Fabbri, è un derby, sicuramente non so quanto sentito, sinceramente comunque un derby è sempre un derby, viene scelto un arbitro internazionale che tra l'altro però in questa stagione non sta offrendo grandissime prestazioni. Mi auguro che questa sia per lui, nell'anticipo di venerdì sera, possa essere un trampolino di lancio, un'ennesima ripartenza dopo una prestazione negativa, perché è inutile negarlo, anche Fabri non ha iniziato bene questa stagione sulle linee, come assistenti c'è Carbone, uno degli assistenti internazionali, tra l'altro più in forma del momento, non è un caso che è stato uno degli assistenti più impegnati nei big match, Scatraglie, un ragazzo che sta scalando velocemente le graduatorie. Salernitana-Empoli Doveri viene scelto, Doveri era probabilmente in ballottaggio per Inter-Juventus, il fatto che potesse essere in ballottaggio per Inter-Juventus invece sia stato designato per Salernitana-Empoli non tragga l'inganno. È ovvio che Doveri è atteso a breve da un big match, perché Salernitana-Empoli è una partita sicuramente importante per entrambe le società perché hanno bisogno di punti in chiave salvezza, ma è una partita che non possiamo considerare di prima fascia in questo momento. In questo momento è una partita di seconda fascia bassa. Perché viene scelto Doveri? Perché evidentemente Rocchi ha in testa una programmazione che porta Doveri ad essere designato per un big match non dico nell'immediatezza, ma sicuramente tra poco. Roma-Milan? No, non può essere perché, come sapete, Doveri è di Roma e perciò non può arbitrare né Roma né Lazio. Vedremo. Sassuolo-Venezia di Martino, che finalmente anche per Di Martino arriva la prima presenza in Serie A in questa stagione. Non ha iniziato bene in Serie B, oggettivamente ci ha messo un proprio perché ha dovuto offrire soprattutto a Rocchi la possibilità di designarlo, di avere delle prestazioni tali che potessero consentirgli di aspirare alla Serie A. La partita non è nella seconda fascia bassa, come è normale che sia per un arbitro la prima partita. Bologna-Milan Valeri era abbastanza, non dico scontato, ma era tra i nomi che ci si aspettava per questa partita. Non mi soffermo neanche sulle polemiche che ci sono in giro, perché ormai su qualunque scelta, di qualunque nome ci sono polemiche. Perciò ormai sono anche abbastanza noiose. La partita è di prima fascia tra il Bologna che è metà classifica e il Milan che è secondo in classifica, perciò una delle big in questo momento del campionato. È stato scelto uno degli arbitri internazionali, anzi secondo me l'arbitro internazionale in questo momento più in forma in assoluto, che è Valeri. Atalanta-Udinese Marinelli, buona gara per Marinelli, una seconda fascia, Atalanta tra le big naturalmente del campionato, Udinese metà classifica, Marinelli che dà continuità a un inizio campionato non eccezionale devo dire, perché Marinelli sapete che a me piace moltissimo, non ha avuto un inizio di campionato eccezionale, però una buona continuità e anche questa sarà una partita che gli potrebbe consentire di continuare a migliorare, fare piccoli passettini e migliorare i propri difetti, che sono soprattutto a livello comportamentale. Fiorentina
Fiorentina-Cagliari Rapuano, una buona gara per Rapuano che si sta ritagliando il suo spazio in Serie A, arbitrato in Serie A quest'anno che negli ultimi 5 anni, evidentemente però sta rispondendo alle sollecitazioni di Rocchi. Inter-Juventus Mariani, ora voi avete seguito, chi ha seguito di voi le varie dirette degli ultimi tempi, vi avevo detto che bene o male, vedendo le designazioni, infatti per questo che ho fatto il discorso su doveri, vedendo le designazioni, vedendo quanto era stato nascosto Mariani negli ultimi tempi, era programmato per Inter-Juventus l'arbitro di Roma. Devo dire che, scusate, non di Roma, di Aprilia Mariani, devo dire che non mi sorprende, o meglio, sarebbe stato molto più semplice designare doveri, ma la scelta di Mariani ci fa intendere che comunque ci sono stati grandi miglioramenti da parte di Mariani, che Rocchi si fida e che si esce dai soliti nomi. Poi chiaramente al ritorno probabilmente l'arbitro di Juventus-Inter sarà Doveri, però questo siamo sempre alle solite. Se pensiamo di poter designare per Inter-Juventus un arbitro del primo anno, evidentemente c'è qualche problema di comprensione del periodo in cui viviamo. Per carità. Diventa addirittura stucchevole dover ripetere questo argomento, queste argomentazioni. Cioè, viviamo in un periodo nel quale la mediaticità ha un suo peso. Se vogliamo pensare che per Inter-Juventus dobbiamo mandare un arbitro che non ha mai diretto un big match, insomma, non so in che dimensione parallela viva certa gente. L'ultima gara qua ho fatto un po' di confusione, scusate, perché Verona-Lazio Piccinini, questo me lo sono dimenticato, torna Piccinini in Serie A. Questo però è un bel esame per Piccinini, perché è una partita di prima fascia, dato che la Lazio è considerata comunque una big, e il Verona che è partito male rispetto a quello che ci si aspettava. Però per Piccinini questa è una sfida già di livello superiore a quella che ha avuto fino adesso. Il motivo è che Rocchi sta provando anche questi arbitri in gare di prima fascia se devono rispondere per avere più spazio in gare di questo genere. L'ultima partita, ho fatto un po' di confusione, scusate, tra Inter, Juventus e Roma Napoli. L'ultima partita è Roma Napoli che è stata affidata a Massa. Massa, rispetto a Giacomelli, sembra uscito da quel periodo breve, ma comunque credo abbastanza intenso a livello personale, della sospensione per la questione dei rimborsi. Se Giacomelli ha avuto un po' di difficoltà in questo inizio del campionato, Massa sta offrendo prestazioni eccezionali dall'inizio. Io non ho mai visto Massa in queste condizioni, sia fisiche, atletiche, sia a livello tecnico. La scelta per Roma-Napoli non mi sorprende per niente. Anche perché i nomi non erano tantissimi per questa partita, perché purtroppo Rocchi deve far conto con un organico che non gli offre tantissime opportunità di scelta. E io l'ho visto arbitrare la settimana scorsa a Spezia Salernitana, una partita che è stata affidata all'ultimo momento per un leggero infortunio di Marini, nulla di preoccupante, però questa settimana non c'è e probabilmente rientrerà fra qualche tempo. Non tantissimo, ma rientrerà fra un po' di tempo. Nonostante questo, nonostante sia stato chiamato a sostituire Marino all'ultimo momento, ho offerto una prestazione di altissimo livello. Non ricordo, non mi pare di aver visto neanche un errore. Per Roma-Napoli è una partita molto particolare, dopo le polemiche di Juventus-Roma e con la Roma stessa che accoglie la prima in classifica. Ovviamente questo è un big match, anche probabilmente sulla carta in questo momento è più big match Roma-Napoli di Inter-Juventus, però sappiamo che anche la storia ha il suo peso nella valutazione delle partite. Per quanto riguarda il mio programma, sarò sicuramente su Inter-Juventus domenica sera, e per il resto stiamo elaborando il calendario perché non si sa ancora esattamente come potremo organizzarci. Vi avviso che dopo questo video ci sarà un brevissimo video che verrà pubblicato in serata su un paio di episodi della Champions League. Sono due flash, questa volta qualche immagine la metto, due flash, semplicemente un paio di curiosità e anche una valutazione della prestazione di Brick in Porto Milan, che è la partita che ho visto, perché Inter-Sheriff non l'ho visto onestamente. Non mi interessava molto Porto Milan, e in questo momento
Vi dico la verità, ho un piccolo problema con Sky Go, non riesco a farlo andare e perciò ho dovuto scegliere una partita. Ho scelto Porto Milan perché mi pareva che fosse la partita più equilibrata, tutto sommato, non ho avuto torto. Prima di concludere, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti. Un like a voi non costa nulla, per me è molto importante. Arrivederci e ci vediamo verso sera con gli episodi di Champions. Ciao a tutti.